Ciao a tutti, bentornati qui sulla Northfield Match. Oggi siamo alle 9:20 di dicembre. Non abbiamo quasi più niente da fare, tranne che andare a tagliare gli alberi sul nuovo campo che abbiamo comprato. Ho finito nella puntata precedente, cioè, ho finito quello che era rimasto dalla puntata precedente, cioè la missione delle balle sul campo 45. Adesso ho visto che ce ne sono due in giro qua, li vengo a prendere subito. E ho intascato i soldi e siamo a 369 e circa 20.000 abbiamo spesi per noleggiare lo Scorpion King. Io direi, mentre lui va verso la zona lì dove dobbiamo tagliare la legna, di organizzarci anche con il camion. Vediamo dov'è, eccolo qua. Così che mettiamo già in posizione anche lui per andare a caricare la legna. Adesso aspettiamo un altro po', verso le 10 così, ore gioco. Andiamo a vedere se c'è qualche missione oltre a quello che stiamo facendo. Guadagniamo anche qualche soldo e poi andiamo a vedere anche se le nostre produzioni hanno prodotto qualcosa. Così che mettiamo in funzione ancora la segheria. Oh, perché ancora agganciato? Deve essere sganciato. Easy. Ah. Non capito perché fa sto giro così. Cioè, ma cosa fa? Rimane bloccato lì al palo? Oh, finalmente. Dietro. Ok, non questo, ma lo spegnere. Ok, su un po'. No, che spegnere, perché ho spento, devo staccare il rimorchio, via. Ok. Ora attacchiamo questo. Visto che siamo qua, lo ripariamo anche perché non vorrei che poi parte. Via, via, via! Ups! Ripariamo questo, lo ripingi, lo riparo. Ok. E anche tu vai alla segheria. Bene. Così mi porto anche il fattore, se ce n'è qualcuno, proprio iniziamo a togliere i resti che rimangono. Ok, allora, nel frattempo Scorpion King, ancora non è ancora arrivato. Effettivamente con i 23 km orario non è che arriva così velocemente.
so se nel frattempo ne vedo qualcun altro qua in giro, ma spero di no. Allora, due solo lì. Vabbè. Ok. Altri qua non ce ne sono. Non penso che ne trovo anche... Ne trovo su questo percorso qua, perché comunque non siamo transitati da qui quando abbiamo, penso. Ah no, Scorpion King è arrivato, quello è il cane. No, ho sbagliato. Eccoci qua. Ups. Andiamo di qua. Direi che questo lo parcheggio qua. Allora, mentre lui si apre. Qualcosa qua da tagliare c'è, dai. Allora, io direi di mettere questo a 12 metri, così facciamo prima. Ok. Questi alberi purtroppo non li possiamo vendere perché abbiamo bisogno di segheria. Mettiamoci un po' più qua dentro. Beh, una giornata di dicembre rilassata a tagliare gli alberi. Sì, col discorso che li tagliamo tutti a 12 metri, con due tagli siamo a posto. A differenza dell'altro che massimo arriva, mi sembra che a 8. E comunque, anche se li dovessimo vendere, gli alberi, se li tagliamo più lunghi, più guadagniamo, penso. Almeno prima era così. Cos'è, troppo piccolo questo, non ti piace? Cioè, assurdo, perché non lo prendo? Vabbè, prendiamo questo un pelo più grosso. L'altro non prende i grossi, questo non prende i piccoli, cos'è? Ne servono due? Teniamo questo grosso. Ah, ma l'avevo spento. Oh, per quello.
Capito. L'avevo spento, mi sono accorto che l'avevo spento. Oh, perfetto, ok. Dai. Vediamo se adesso taglia piccoli. Sì. Ui, ui. Cos'è un cappotto qua? Niente cappottamento, per favore. Balla a girare su questo. Oddio, qualche col braccio secondo me facciamo prima. Sono saltato qua. Così facciamo che liberiamo sul terreno qua, perché più avanti dopo qua ci voglio mettere il processore, quello per, come si chiama, per il pellet. Mettiamo qua quello del pellet, è stato sempre qua, e torniamo a metterlo anche qui questo giro. C'è ogni volta morto, dopo come è volato via. Si posizionano meglio quelli grossi che i tronchi piccoli. Un altro, e poi secondo me possiamo andare a far partire il primo viaggio. Lontano? Sì. Ma questo è bello grosso. No, secondo me tre vengono, vediamo. Due a mezzo, dai. Quasi. Io se li dovessi vendere prenderei i grossi da vendere e i piccoli da buttare dentro la segheria, ma purtroppo abbiamo bisogno di tanta legna, per adesso non lo faccio. Butto dentro tutto quello che ho. Quando abbiamo la possibilità di fare un po' più i pignoli, abbiamo bisogno di anche di, cioè non abbiamo più bisogno di legna, ma probabilmente di soldi, allora andiamo a fare così, ma fino ad allora lasciamo tutto per com'è. No. Così. Ok. No.
Quello si è incastrato in mezzo alle ruote. Ah, me lo porto dietro, ma non riesco a tirarlo via. Ma no, vai. Questo? Ok. Dov'era? Ho visto il tronco. Cinovanotti, oh, guardate un po' questo. Cinovanotti, due. Allora, vediamo se riesco a caricare anche questi. Oh. Vorrei caricare, ma questo non so. Ah, questo non lo carica perché qui c'è. Ok, anche qui. L'ultimo qua. Il piccolo rametto che non te lo fa caricare, sicuro, infatti. Questo è forte, vai! Ma vabbè, sai che vi dico, questo poi lo lasciamo qua, non è un problema. E allora tu vai in segheria, ma allora produzione. No, ma non l'avevo mica inserito. Scarica legna non l'avevo inserito. Allora, tu vai in segheria e adesso mettiamo un bel punto di scarico. E io continuo a tagliare per lì. Ok, allora direi che procediamo per ordine, dai. Vedete che... Ma che cacchio si è infilato? Vediamo se così ce la facciamo. Ok, proviamo.
un po' così non si incastra neanche questo. Questo grosso il camion dovrebbe essere quasi arrivato, dai. Questo me lo fa tagliare, qua questo secco. Ma non fa parte di quelli. No, con questo possiamo tagliare solo gli abeti. Ma quello lo trasformiamo in cippato. Ancora, mi sono dimenticato di nuovo di allontanarmi un po'. Alla fine mi sono incappottato, eh. Allora mettiamo questo così. Allora, mettiamo qua. Beh, arriva o non arriva? Dovremmo essere quasi lì. C'è un altro pezzetto. Adesso taglio questo e poi vado a vedere il camion dove arriva. Quando secondo me. Occhiati. Allora, spengo questo, andiamo dov'è? Allora, qua. Era arrivato e non diceva niente, è impossibile. Sicuramente perché è arrivato nello stesso momento in cui noi ci siamo andati su. Ok, allora andiamo a vedere il percorso. Non ricordo la direzione precisa. Ok, andiamo da qua. Direi che se si ferma qui, no, dobbiamo metterci un punto qua in mezzo. Allora, una registrazione, uno stop. Vabbè, così non lo vedo. Allora,
Ok, il punto è posizionato. Ci siamo sopra? Ok, allora facciamo uno. Carica. Pronti. Via. Ok, andiamo a scaricare lato scarico, dove ce l'abbiamo? No, lo dobbiamo cambiare perché dobbiamo scaricare così. Quello bisogna che gli spingiamo dentro noi. Vabbè. Vediamo la corsa che ogni volta me lo dimentico. Ne prendiamo uno, dopo lo spingiamo dentro tutti. Ora ci vorrà un po', vediamo quanti ne abbiamo fatti, dai. Non ho 29. Allora siamo a legna 0, vediamo quanto. Li ha presi? Dai. Non penso che devo schiacciare vendita. 20 legna, non la voglio vendere. No, non è arrivato niente. Pensavo fosse arrivato qualcosa, ma niente. Strano. Una cosa, salvo. Sono ancora lì? Sì, se faccio vendi, cosa succede? Non mi fa niente. Sono ancora qua? Ah, qua non ci sono più. Peccato dei soldi? Non penso. Ah, allora, ok. Bisogna ogni volta schiacciare vendi perché altrimenti secondo me non li prende. Beh, un bel viaggetto, dai. 32.000 litri di legname li abbiamo versati, così lui può iniziare a lavorare. Così vediamo di fare i pallet qui di USB. Una cosa del genere, noi ci dedichiamo a continuare a dedicarci alla taglia della legna, ma questo però nel video di domani. Ragazzi, vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto, ciao.